Io ricordo che dal 2011 che c'era la Troica in Grecia. Il risultato è stato non soltanto misure durissime per la Grecia, che indubbiamente aveva falsificato i bilanci, viveva sopra le proprie possibilità, non c'è dubbio, però ha portato il rapporto debito-PIL dal 120 al 180%. Quindi ha peggiorato la situazione, non l'ha migliorata, primo. Seconda cosa, noi, devo dire, con una certa speranza, malgrado anche punti di vista politici molto distanti, però avevamo visto nell'unico governo europeo che poteva andare a scardinare questo modello che oggettivamente non sta rispondendo alle esigenze e alla crisi che stanno vivendo cittadini e imprese europee e italiani in particolare, speravamo appunto che fosse questo grimaldello alla Grecia. Invece mi sembra che Tsipras sia totalmente appiattito, anzi sia totalmente venduto alla solita politica europea a trazione tedesca, che sta facendo tanto male ai nostri cittadini. E se permette, concludo, prima si parlava di referendum, dicendo ma il referendum potrebbe essere negativo, perché non si... Ma io voglio ricordare che i governi devono non rispondere al ministro tedesco di turno, alla Merkel di turno o al presidente della Banca Centrale di turno, ma ai cittadini, punto. Devono dare risposte alle difficoltà che noi cittadini sono lì per questo, siamo una democrazia rappresentativa, non siamo le democrazie che rappresentano la Merkel. Però se decidiamo di stare tutti insieme in Europa, dobbiamo rinunciare a qualcosa, Federica. Ma non alla democrazia. Cioè, qualcuno ma la democrazia è un concetto molto complicato però, molto perché complicato. C'è una democrazia personale e c'è una... c'è una democrazia europea, dobbiamo metterci tutti non in discussione. Il problema è che non esiste democrazia europea. Da chi sono eletti questi che decidono? Dai loro popoli, ognuno legge proprio. No, quelli che decidono non mi sembra che il Fondo Monetario Internazionale che va in Grecia si decida qualche popolo. No. Questi rispondono alla grande finanza, l'unica preoccupazione qual è stata, durante il primo intervento in Grecia, salvare le esposizioni che avevano principalmente banche francesi, tedesche e olandesi verso la Grecia. Guardate che in quell'epoca non sono andati i soldi, 40 miliardi dei cittadini italiani scelti da Monti, alla Grecia. Hanno preso il debito che era in possesso delle banche francesi, tedesche e olandesi, che lo compravano non perché volevano particolarmente bene alla Grecia, ma perché erano titoli che rendevano tanto. E allora non è più accettabile che quando ci si guadagna tanto, i guadagni sono privati delle banche. Quando si perde, la perdita diventa pubblica e ci sono i cittadini italiani che devono dare 40 miliardi. Ma lei è d'accordo con il Fondo Monetario Internazionale che chiede la ristrutturazione del debito? Ecco, anzi, Elisabetta Tanini, vediamo, lei assolutamente sì? Assolutamente no. No, perché no? Assolutamente no, perché o c'è una soluzione strutturale, altrimenti non è che noi regaliamo altri miliardi dei cittadini italiani per trovarci fra 6 mesi, come giustamente veniva detto con la Grecia che fa default, perché sono soldi che vengono scippati ai nostri cittadini e dopo non ci sono soldi per le pensioni, per gli esodati, per i disoccupati, non stiamo a questo gioco.